Il Real Giulianova rimanda l'appuntamento con la vittoria, ma evita con un gran carattere nel finale di subire la seconda sconfitta consecutiva in casa. Partita altalenante nel gioco e nel percorso del risultato, che alla fine dice 2-2 con la quotatissima imbattuta San Giustese. Padroni di casa che recuperano Torelli nell'undici iniziale, Tozzi Borsoi in panchina, fuori per infortunio Fabrizi e Barlafante, Mangia Casale e Balducci vanno anche se in panchina. Al Fadini fischia Daniele Virgilio di Trapani. Cronaca: partono bene nei primissimi minuti gli ospiti, al settimo Tizzi lavora palla a destra, trova in area libero Herrera, conclusione centrale ribattuta da Sciba. Al minuto 11 il Real Giulianova va però subito in vantaggio, sbagliano il disimpegno quelli della San Giustese, ne approfitta Torelli, destro dal limite, palla in rete. 21esimo, prova la reazione immediata la squadra di Senigallesi dal rinvio di Chiodini, Herrera si fa 30 metri, palla al piede, scarica in aria per Marfella, sul tiro è però pronto Sciba. Gioca bene il Real Giulianova, 25esimo, prova ancora Fazzini, il tiro ribattuto, arriva Palladini dal limite sinistro che sfiora il palo e finisce fuori. 26esimo, palla gol colossale per il 2-0, ancora dalla distanza, stavolta ci prova Di Paolo che libera il destro, palla sul palo. Un minuto dopo Chedira trova lo spunto in aria, il suo tiro supera però la traversa. 46esimo, in finale di tempo Marfella ha spazio a centrocampo, scarico ancora su Chedira in area, tocco per Herrera che è in corsa, mette fuori. Nella ripresa parte di nuovo fortissimo il Real Giulianova, un minuto di gioco, Torelli ci prova ancora col sinistro da lontano, palla fuori davvero di pochissimo. 18esimo, prova ancora la reazione la San Giustese, Herrera debole, manda alto. 21esima, Chedira è atterrato in aria da Fazzini, il rigore sembra ineccepibile, sul dischetto Herrera trasforma alla sinistra di Sciba, 1-1. Cala fisicamente il Real Giulianova e arriva anche il 2-1 ospite. Marfella, azione personale, imbucata per Pluchino, è solo in area, sinistro giro e 2-1 in cassaforte. 29esimo, la reazione di Di Paolo, ancora con un tiro dalla distanza, questa volta non trova la porta. 32esimo, reclama il calcio di rigore il Giulianova, azione su Tozzi Borsoi, lascia proseguire Virgilio. Minuto 35 sulla punizione di Frulla, entrato nel secondo tempo De Fabrizis, spizza di testa, palla che schizza quasi all'incrocio, smanaccia Chiodini ed evita il 2-2. 38esimo, ancora Frulla, mette un tiro cross dalla sinistra, palla che sbatte sulla traversa e finisce sul fondo. 41esimo, di cuore il Real Giulianova, Mangia Casale lavora un ottimo pallone da destra, il suo servizio al centro, il più lesto a intervenire è ancora Di Paolo che trova il 2-2. Nel finale reclama ancora il rigore il Real Giulianova, cade ancora a terra Tozzi Borsoi, anche in questo caso il direttore di gara lascia proseguire tra le proteste dei giocatori di casa. Finisce 2-2, un pareggio giusto, Giulianova che sale a 10 punti e continua la politica dei piccoli passi in attesa della partita del Cesena, la San Giustese sale a 18 e si tiene stretta la zona alta della classifica. Ma niente, diciamo che oggi noi avevamo fatto una, non so se avete visto, i primi 25 minuti di un'intensità elevata, perché sappiamo che la San Giustese è la miglior squadra a livello di gioco del campionato e che se gli lasci il pallino in mano mette in difficoltà chiunque. Non è un caso che è l'unica squadra imbattuta, non è un caso che è seconda in classifica, e parliamo della squadra che è in ogni caso la squadra che esprime il miglior calcio dallo scorso anno, quindi per dire un gruppo consolidato nel quale hanno messo 3-4 giocatori quest'anno molto molto importanti. Noi abbiamo fatto una scelta coraggiosa sapendo che possiamo contare sulla forza del Fadini, li siamo andati ad aggredire fino all'area loro, non so se vi ricordate,
ricordate, tanto che credo i primi 25 minuti forse potevamo chiudere lì la partita. Poi abbiamo, chiaramente avendo giocato anche sabato, come sapete, le tre partite si sentono, soprattutto a fare un gioco del genere, e abbiamo avuto un calo fisico. Nel calo fisico loro hanno dei giocatori di gamba sui 30-40 metri, soprattutto il reparto, diciamo, dell'offensivo, che è sia di qualità che di gamba, e ci hanno messo in difficoltà sulle ripartenze. È stata una partita sull'altalena. Siamo partiti piano, siamo risaliti, poi siamo scesi, poi siamo risaliti, poi siamo riscesi, perché secondo me l'avversario ha questo tipo di caratteristiche, ha anche delle alternative che comunque quando entrano in campo ti creano questo tipo di difficoltà. Mi devo ripetere, Borzoi è stato il giocatore che ci ha messo più in difficoltà e lì non era facile risolvere quel problema. Credo che in molti avranno questo tipo di problema. Sul 2-1 pensavate, insomma, di portare anche a casa la vittoria, perché c'era anche un controllo della partita e un'inerzia che andava tutto a vostro favore? Sì, c'è stato un momento che potevamo chiuderla e abbiamo avuto due situazioni davvero molto molto importanti. Non è andata bene, ma succede. E quello che secondo me va valutato è che è un risultato giusto, con tanti episodi, una partita vibrante, bella, giocata a viso aperto.